Il Galata Museo del Mare si rinnova e diventa galattico. La presentazione della nuova hall è avvenuta giovedì 19 aprile alla presenza di Nicoletta Viziano, presidente MUMA, e Beppe Costa, presidente Costa Edutainment. Il restyling, che lascerà bocca aperta ai visitatori, comprende diverse aggiunte tra contenuti e servizi. Come prima novità, situato proprio all'ingresso del museo, è l'installazione del faro fanale alto 10 metri e dotato di lente di Fresnel. Vestito in bianco e rosso, vuole simboleggiare la tradizione marinaresca e fungere da richiamo per i passanti, illuminando con la sua luce. Al di sopra della biglietteria sono state poi posizionate alcune barche storiche, secondo il progetto dell'architetto Enrico Rosselli. Contenuti sì, ma anche servizi. Il rinnovo della hall del museo presenta inoltre il nuovo bookshop La bussola delle idee e i punti ristoro, dedicati a colazioni, pranzi e aperitivi. All'evento sono intervenuti anche il ministro della difesa Roberta Pinotti e il direttore del Museo Galata Pierangelo Campodonico. La hall è da una parte il biglietto da visita della nostra collezione, cioè la prima cosa che i visitatori vedono, e tante volte è anche il motivo per cui scegliere di fermarsi, di guardare questo museo, piuttosto che proseguire una passeggiata e guardare altre cose. Ed è importante sin dall'inizio, diciamo così, raccontare lo stile e le suggestioni che troveranno all'interno del museo. In questo caso, per esempio, un faro, oppure il mondo dei palombari, oppure il mondo della marineria tradizionale con le barche d'epoca, sia sportive sia del cabotaggio. Ecco, sono tutti elementi che poi si sposano invece con una filosofia precisa, quello di far sentire il visitatore a casa, ed ecco allora elementi come il bar, come il ristorante, oppure come il bookshop, tutta una serie di servizi intorno al visitatore. Il Galata ha oltre 200.000 visitatori all'anno, quello che insieme al direttore Campodonico si cerca di fare è dare la possibilità anche a chi è già venuto al museo di poter tornare, quindi un museo che si trasforma, che cambia dal 2004 ad oggi. In 14 anni si è raddoppiato lo spazio espositivo, da 6.000 siamo passati a 12.000 metri quadri, quindi anche l'offerta turistica aumenta all'interno del Galata. Siamo impegnati a fare qualcosa di particolare, qualcosa che abbia un simbolo, che poi Pio Campodonico ce la racconta meglio ovviamente, ma un simbolo particolare, no? Qualcosa che si possa ricordare, che come sottomarino è stato per noi un rilancio. Dopo 4 anni di apertura abbiamo fatto questa nuova struttura che, insieme alla Marina Militare, che vedo qua ampiamente rappresentata, e ringrazio della loro presenza, della loro vicinanza, siamo riusciti a fare un cambio e dare un nuovo simbolo all'acquario, quindi al Museo del Mare, per cui la gente può farsi la foto anche lì davanti. L'augurio che faccio per questa nuova inaugurazione è che con questa lente qui ci sia la possibilità davvero di lanciare oltre ogni ostacolo quello che è un museo che ha già dato ottimi risultati, ma io credo che abbia potenzialità per averne ancora di migliori.